1. Come cacciare una scimmia, è un racconto ispiratore sul lasciarsi andare. Sai come i cacciatori di un tempo intrappolavano le scimmie? Un uomo chiese al suo bambino. Invece di inseguirle su un albero o di scoccare frecce dal basso, mettevano a terra un pesante barattolo di vetro dal collo stretto, con dentro il cibo preferito dalle scimmie. Poi si allontanavano e si nascondevano, aspettando che l'ignaro animale si avvicinasse. Quando lo faceva, la scimmia allungava la mano all'interno, stringeva il pugno intorno al cibo e cercava di tirarlo fuori. Tuttavia, il collo stretto del barattolo impediva alla povera scimmia di tirare fuori la mano. Tirava e tirava, ma senza successo. Non c'era modo di far uscire la mano dal barattolo senza liberare il cibo. Invece di mollare la presa, però, la scimmia perseverava, rifiutandosi di far cadere la sua cena. I cacciatori si avvicinavano e la catturavano per godersi il loro pasto. Non fare come quella scimmia, avvertì l'uomo. Nella vita, per combattere un altro giorno e crescere come persona, devi sapere quando mollare, quando andare avanti e quando lasciare andare qualsiasi cosa ti trattenga. Morale della storia. A volte bisogna lasciare andare e rinunciare a ciò che si ha ora per ricevere qualcosa di meglio in futuro. Non lasciate che la testardaggine sia la vostra rovina.